In occasione dell'Oral Cancer Day, la giornata nazionale di prevenzione dei tumori del cavo orale organizzato dalla Fondazione Andi, i dentisti sono scesi in piazza per parlare direttamente con i cittadini e dare maggiori informazioni sulla grave patologia del tumore del cavo orale, sui corretti stili di vita da adottare per prevenirlo e sulla necessità di effettuare periodiche visite di controllo. Giuliana Luciano, vicepresidente Andi, spiega ai nostri microfoni l'importanza della prevenzione e della diagnosi precoce. Noi vogliamo mandare un messaggio. Esistono dei fattori di rischio, quali possono essere alcol e fumo, ma soprattutto l'associazione tra alcol e superalcolici predispone ad ammalarsi 30 volte in più del cancro orale. Noi vorremmo, stiamo notando un notevole aumento di precancerosi dei giovani, quindi noi siamo qui per aprire i nostri studi come volontari a visite gratuite per tutto il mese di maggio e giugno chiamando al numero verde dell'Andi. Il nostro auspicio è ridurre la mortalità per cancro orale, controllando cosa? I fattori di rischio, ma soprattutto migliorando stili di vita, quindi una vita all'aria aperta, ma soprattutto una buona alimentazione ricca di frutta e verdura.